sono arrivata al giornale come ogni mattina e ho visto che c'era un po' di agitazione e un mio collega mi ha detto: "Ah, ma hai saputo di Maria Grazia?" Io sono no, no, però il mio primo pensiero in realtà è stato che aveste fatto uno scoop, che ci fosse un servizio particolare per quel giorno di cui io ancora non ero riuscita a sapere nulla. Una giovane giornalista, Maria Grazia Cutuli, parte da Catania e dalla sua Sicilia alla volta di Milano per tentare di realizzare il sogno di una vita, scrivere per il Corriere della Sera come inviata speciale. La cosa divertente di Maria Grazia è che appunto era arrivata da Catania a Milano e gradualmente era diventata un po' una milanese, chiaramente, anche perché Milano è un po' una città piena di fantastiche ragazze meridionali che diventano proprio le migliori milanesi, e lei un po' lo era. Finalmente nel 1997 viene ingaggiata dal Corriere della Sera nella sezione esteri, con contratti a termine. 2 anni dopo è già assunta a tempo indeterminato. La sua storia, pur finita tragicamente, è stata una bella storia appassionante di giornalismo. L'attentato alle Torri Gemelle, il World Trade Center di New York, segnerà per sempre il destino dell'umanità, anche il suo. La guerra, puntualmente, scoppia il 7 ottobre del 2001. In Afghanistan non è sola. Con lei c'è Julio Fuentes, un collega spagnolo de El Mundo. Il 12 novembre la coalizione internazionale penetra le difese talebane e prende possesso di Kabul. In realtà non è la coalizione internazionale che entra a Kabul. In realtà sono i Mujahideen dell'Alleanza del Nord. Quindi arriva una banda disorganizzata di armati che non ha la capacità di controllare il paese. La sua ambizione è arrivare nella capitale, perché chi controlla tradizionalmente Kabul controlla l'Afghanistan. Le strade sono lasciate libere sia dagli americani che dai Mujahideen per permettere l'uscita dei talebani, per permettere che i talebani defluiscano, se ne vadano. Maria Grazia è pronta a trasferirsi da Jalalabad a Kabul, spostandosi con la linea del fronte. All'alba del 19 novembre si decide di partire per Kabul. Maria Grazia è con Julio Fuentes e due corrispondenti dell'agenzia Reuters, l'australiano Harry Barton e l'afgano Azizullah Haidari. L'attacco avviene mentre il convoglio si addentra in una zona di montagna, probabilmente in un'area nei dintorni di Sarobi, a circa 40 km da Kabul. Una strada pericolosa, perché è una strada tradizionalmente di ladri, di briganti, una strada che però, mi dice lo scout un anno e mezzo dopo, doveva essere tenuta libera per il passaggio di Osama. Risultato: i talebani che ancora controllano Sorobi e la valle ricevono, a mio parere, l'ordine di sgomberare la strada da tutti questi occidentali pieni di soldi, giornalisti che arrivano e curiosano e che vengono giù con le loro macchine. Azione dimostrativa. Uno lo fermo, lo minaccio, lo lascio andare. L'altro lo fermo, ma perché no? Già che ci sono, lo rapino. Il terzo lo fermo e questi non hanno ancora capito e continuano ad arrivare e do una lezione che non si scorderanno e li ammazzo. E Bin Laden ha la strada libera. E per un mese, 20 giorni, su quella strada non viaggia nessun altro se non talebani
e i Doutisti hanno fallito. I Doutisti devono essere puniti dalla loro tribù, dal loro gruppo. Allora questi si sono inventati tutte le storie che potevano per dire che la ragazza era senza velo, poi fumava, poi l'altro ha reagito in modo scomposto, per carità, perché? Perché se ne sono andati, li hanno lasciati. Cioè, c'erano tre macchie di sangue dei tre occidentali in un angolo, fucilati da due mitra AK-47. E un'altra macchia di sangue dell'afgano sgozzato di fronte a loro a 5 metri. Però da lì la morte di Maria Grazia serve a far uscire Bin Laden dall'Afghanistan.